formano la più antica società segreta del mondo. Sono i massoni. Nel corso della loro storia sono stati sospettati di ambire al dominio del mondo intero, di aver fomentato le rivoluzioni in Inghilterra, Francia e America, di adorare il demonio, di aver rubato l'antico tesoro di Re Salomone per finanziare i loro schemi diabolici. I massoni insistono nel definirsi una confraternita con scopi umanitari, unita da rituali segreti ed elaborati, ma del tutto innocui. Qual è la verità della massoneria? Quali sono i suoi segreti? E perché, quando se ne parla, i fatti spesso sono più singolari delle leggende? Dietro ogni porta chiusa c'è un mistero. Per i massoni, il mistero nasce all'interno di un tempio sacro, 1000 anni prima di Cristo, con l'oscura figura che sta al cuore della massoneria, Hiram Abiff, detto anche il figlio della vedova. Non c'è una versione unica della leggenda di Hiram Abiff, come succede per tutte le leggende. Secondo la tradizione massonica, il figlio della vedova è il capomastro del Tempio di Salomone. Il Tempio deve accogliere le tavole di pietra dei 10 comandamenti, oltre allo spirito di Dio stesso. Secondo la versione massonica della leggenda, il re Salomone ricevette il progetto del Tempio direttamente da Dio. Ma anche Hiram conosce i segreti del progetto divino. Secondo la storia, Hiram Abiff è avvicinato da 3 apprendisti, gelosi della sua conoscenza dei segreti dell'arte di costruire. Segreti che cercano di rubare. Gli operai credono che, conoscendo la parola segreta, possano accedere ai segreti divini e ai magici poteri che Hiram conosce. Tutti e 3 gli assalitori chiedono a Hiram la parola magica, la chiave dei suoi segreti. Ma lui risponde sempre così. Perché fate sempre questa domanda? Quando arriva mezzogiorno, Hiram lascia il cantiere per andare a pregare. Un giorno, i 3 operai decidono di aspettarlo davanti alle 3 porte del tempio. Quando Hiram si avvicina alla porta est, il 1° operaio lo ferma e gli chiede la parola segreta. Hiram risponde che il segreto sarà svelato una volta terminata la costruzione del tempio. La parola è data quale riconoscimento per un obiettivo raggiunto. Quando un massone ha dimostrato di essere un buon apprendista e un buon artigiano, è premiato con la rivelazione della parola. Alla risposta, l'uomo cerca di sgozzare Hiram con una pietra. Hiram riesce a fuggire, ma alla porta sud viene fronteggiato dal 2° operaio. Ancora una volta Hiram si rifiuta di svelare il segreto e viene colpito con una squadra da muratore. Il capomastro cerca scampo alla porta ovest, ma anche qui gli viene posta la domanda. Al suo 3° rifiuto viene colpito a morte. Morendo, egli grida: chi aiuterà il figlio della vedova? La frase diventerà il grido dei confratelli che chiedono aiuto. Il rifiuto di Hiram Abiff di rivelare la propria conoscenza a chi non lo merita fa di lui il più grande degli eroi massoni. Hiram Abiff rappresenta il libero costruttore, franc-maçon in francese, colui che ha la mente libera. E con questo si intende libertà di religione, di parola, di movimento, tutte le libertà in cui crediamo oggi. Un massone è un costruttore, libero, sempre alle prese con 3 nemici principali: l'ignoranza, il fanatismo e la tirannia. Se si esclude la Bibbia, le prove su Hiram Abiff e il Tempio di Salomone sono alquanto scarse.
Ciò nonostante, tutte le 15.000 logge massoniche esistenti sono costruite sulla base della descrizione biblica del Tempio di Salomone. I confratelli indossano costumi legati simbolicamente al Tempio di Salomone. E nella stanza più segreta compiono il rituale dell'uccisione di Hiram Abiff. Quella che state vedendo è una ricostruzione del rito di iniziazione di un maestro di massoneria. I contenuti esatti della cerimonia rimangono segreti, ma siamo riusciti a creare questa scena con l'aiuto di persone che vi hanno preso parte. Quando partecipai per la prima volta ai rituali, li trovai folli come mi aspettavo. Ne chiesi più volte il significato e la risposta era sempre: non preoccuparti, prima o poi lo saprai. Nei 2-3 anni successivi divenne chiaro che nessuno aveva la minima idea di cosa volessero dire. Questo fatto non fece altro che aumentare il mio desiderio di saperne di più. Il candidato giura solennemente di non rivelare a nessuno cosa avviene nella stanza a costo della vita. Poi, recitando il ruolo di Hiram, riceve 3 colpi rituali e simula la propria morte. È un'allegoria dei concetti di fedeltà, di integrità, della capacità di mantenere una promessa. Gli altri partecipanti cercano per 2 volte di farlo riprendere. Il terzo tentativo riesce e il candidato si rialza, rinascendo come maestro massone. Lo scopo del rituale è di celebrare l'immortalità dell'anima. Per questo un massone deve cercare di migliorarsi non solo da un punto di vista fisico e intellettuale, ma anche da quello spirituale ed esoterico. È un rituale di morte e soprattutto di resurrezione, un concetto fondamentale per la massoneria. Ogni massone risorge fisicamente da una morte simbolica. È solo un'allegoria. La gente non lo capirà mai. Ma si tratta di un segreto individuale. Non esiste un segreto della confraternita o della massoneria in generale. È un segreto individuale che ogni singolo massone si porta sempre dentro e che riveste per lui la massima importanza, che si tratti di un uomo o di una donna. In Europa ci sono molte logge femminili, con molte affiliate. Negli Stati Uniti d'America le donne massoni hanno ancora un carattere ausiliario, ma le vere logge stanno nascendo anche lì, introdotte dagli europei. Oggi ci sono nel mondo quasi 3 milioni di massoni. È la più antica società segreta esistente. Spesso sono uomini di cultura, politici ed esponenti di rilievo delle comunità. Molti uomini importanti ne sono stati membri. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Ellington, il filosofo Voltaire e Mozart sono tutti stati massoni. Negli Stati Uniti, 9 firmatari della Dichiarazione di Indipendenza, George Washington e altri 13 presidenti, sono stati massoni. Una tale concentrazione di potere in una società segreta ha fatto nascere sinistre teorie di cospirazione. Fin dall'inizio, sin dal primo momento di vita della massoneria, c'è stata molta diffidenza nei confronti di una società che non è solo segreta, ma che parla apertamente della sua segretezza. Stanno cercando di conquistare il paese? Stanno ordendo un complotto segreto alle nostre spalle? Ci sono molte teorie cospiratorie ostili alla massoneria. Dicono che siamo i burattinai che dirigono tutti i governi e l'economia mondiale. Altre teorie dicono che ai livelli più alti si pratichi il culto di Satana. Lo sapeva che è stata una cospirazione ebraico-massonico-imperialista uccidere Lady Di? L'ho letto su internet. Quando dici che sono tutte invenzioni, ti rispondono: parli così perché sei ancora a livelli bassi. Il motivo che sta alla base di tutta questa avversione nei nostri confronti è che la massoneria esiste da secoli, che è in ogni parte del mondo, che ha accolto tra le sue fila uomini molto potenti e che si riunisce a porte chiuse. In realtà non riusciamo a metterci d'accordo neanche sul tipo di sandwich da mangiare dopo le riunioni. Come potremmo mai conquistare il mondo? Eppure,
le logge massoniche evocano paura e mistero sin dalle loro origini, che risalgono a secoli fa. In Europa, durante il Medioevo, quei pochi liberi artigiani, i framassoni, mantengono segrete le conoscenze con cui sono in grado di costruire le grandi cattedrali. In questo modo, gettano le basi per la rinascita della massoneria. Si ritiene che la massoneria affondi le proprie radici nelle vicende dei primi liberi costruttori, coloro che sono capaci di costruire le grandi cattedrali dell'Europa del Nord. Nel Medioevo, questi artigiani analfabeti sono in grado di costruire, a partire dalla pietra grezza, edifici dove risplende la divinità. Il saper lavorare di pietra è sempre stato considerato un dono divino. Le costruzioni più importanti erano spesso luoghi di culto. Le conoscenze necessarie a realizzarli venivano dalla geometria, che a sua volta derivava dall'astronomia, cioè dallo studio delle stelle, del luogo dove risiedono gli dèi o Dio. C'è quindi un legame diretto con la divinità. Le loro capacità quasi magiche riservano agli scalpellini uno status unico nell'Europa medievale. Sono liberi di attraversare i confini ovunque il loro lavoro li porti. Per il raro privilegio della libertà di movimento, vengono chiamati liberi artigiani scalpellini, franc-maçon in francese. Quando un nuovo scalpellino si presenta in un cantiere, sostiene una prova. Per dimostrare quali siano le sue abilità, si avvicina al capomastro e gli stringe la mano. Ognuno dei tre livelli, apprendista, artigiano, maestro, ha la sua stretta di mano segreta. Le società massoniche future adotteranno le strette di mano degli artigiani medievali. Un libro pubblicato nel XIX secolo dichiara di conoscerne i segreti. La stretta di mano dell'apprendista è eseguita premendo il pollice sulla prima nocca della mano del confratello. La stretta dell'artigiano inizia come una normale stretta di mano. Poi il massone preme il pollice nello spazio tra la prima e la seconda nocca della mano del confratello. Nella stretta del maestro si stringe con fermezza la mano destra del confratello. I pollici delle mani sono intrecciati. Questa stretta viene chiamata anche stretta forte o zampa di leone. Le strette di mano sono codificate dalle gilde dei liberi artigiani scalpellini, le antenate medievali dei sindacati. Esse hanno una struttura democratica. Ogni artigiano, dal più ricco dei maestri al più povero degli apprendisti, considera gli altri come suoi fratelli. Questa tradizione egalitaria è rappresentata nella massoneria moderna dal simbolo medievale della livella. La livella serve a ricordare al massone che ci sono persone di diverse culture, origini e professioni. Ma nella loggia siamo tutti allo stesso livello. È un modo di dire che si è affermato anche nel parlare comune, l'essere allo stesso livello. Si è tutti sullo stesso livello, a prescindere da quanto si sia forti o insignificanti. Prima o poi tutti dobbiamo morire. I semplici strumenti degli scalpellini medievali danno loro un potere al di là della loro stessa comprensione. Questo rosone, nell'abbazia di Jedburgh in Scozia, non è stato costruito con calcoli o equazioni, ma solo grazie alle curve disegnate dal compasso del capomastro. Apprezzavano alcune proporzioni, per esempio quella di 1,414, la radice quadrata di 2 a 1. È la proporzione tra la lunghezza totale dell'abbazia di Jedburgh e quella della sua navata centrale. Questa proporzione non è solo un canone estetico, è considerata sacra, fonte di una connessione mistica con il potere di Dio,
Per gli artigiani, la geometria non è tanto una disciplina matematica, quanto una via di comunicazione con la divinità. Oggi, il legame tra matematica e misticismo sopravvive nei principi delle società massoniche. Credo che alla base della massoneria ci sia questa mistura tra due diversi modi di vedere il mondo. Da una parte si afferma che il mondo è complicato, misterioso, che i nostri antenati sapevano cose che noi non sappiamo. Allo stesso tempo c'è il punto di vista opposto. Il mondo è semplice e risponde a regole di carattere matematico. La massoneria prende queste due visioni, che nella nostra cultura sono in opposizione, e le rimette insieme. La sintesi operata dagli scalpellini medioevali tra conoscenze scientifiche, misticismo e libertà democratiche è irresistibile per un nuovo gruppo di pensatori che appare in Europa qualche secolo più tardi. Si tratta degli scienziati e dei filosofi dell'illuminismo. Nel XVIII secolo questi studiosi raccoglieranno il testimone delle gilde dei liberi artigiani scalpellini, creando una forza che cambierà il mondo. La società segreta dei Framassoni nasce dalla gilda degli scalpellini durante il XVII secolo. I dettagli di questa strana trasformazione sono tuttora misteriosi. In Scozia, nel 1599, si parlava di una loggia, le cui riunioni avevano carattere protosindacale. Ma quando le antiche logge si riunirono nel 1717, erano già associazioni per nobili. Nel 600 deve essere successo qualcosa. Quel qualcosa è lo sconvolgimento della vita politica e intellettuale provocato dall'illuminismo. In Inghilterra, uomini come Isaac Newton rifiutano i dogmi della Chiesa e scelgono la scienza e la ragione come uniche vie per capire il mondo. La massoneria nasce in questo periodo che vede la scienza diventare il centro della cultura ufficiale. E al centro della scienza c'è la Royal Society, che all'inizio del XVIII secolo è diretta proprio da Sir Isaac Newton. La loro intenzione era di creare una nuova cosmologia, un modo di guardare il mondo più vicino alle loro esperienze. Servendosi solo della matematica e dell'osservazione empirica, Newton costruisce un sistema di leggi razionali che spiega il funzionamento della natura senza dover presumere l'intervento diretto di Dio. Ma per Newton, la gravità e il moto non riescono a spiegare tutto. La massoneria ha imparato molto da Newton. Non solo una visione del mondo fondata su basi matematiche, scientifiche, ma anche un grande interesse per il mondo antico, per le origini mistiche dell'umanità. Lo scienziato Newton è anche un appassionato alchimista, sempre alla ricerca della formula chimica per creare la pietra filosofale, una sostanza magica che avrebbe curato le malattie, guarito l'anima, allungato la vita e trasformato qualsiasi metallo in oro. È molto colpito dalla descrizione biblica del Tempio di Salomone e crede fermamente che nel suo progetto risieda un'antica saggezza, oltre forse alla ricetta segreta della pietra filosofale. Sebbene in tutto questo vi sia molta teologia, secondo me c'è anche scienza, scienza antica. C'è un periodo nella storia antica in cui la scienza e la teologia erano unite, erano due facce della stessa medaglia. Newton elabora complesse ricostruzioni del Tempio di Salomone. Ne ritrova la geometria. Predice il futuro interpretando le sue proporzioni. Ma non scopre la pietra filosofale. L'illuminismo ha un profondo effetto sulla politica. Nel 1649 il Parlamento inglese mette a morte Carlo I, dà vita a una repubblica e in seguito a una forma attenuata di monarchia.
Il re francese Luigi XIV e gli altri sovrani assoluti europei sono in pericolo. In tutto il continente si vogliono sopprimere le idee illuministe e la Chiesa volge la sua attenzione verso questa nuova minaccia. Se eri uno scienziato, uno che si ispirava al valore della tolleranza, che sosteneva la separazione tra Chiesa e Stato, allora correvi il serio pericolo di trovarti dalla parte sbagliata di un processo politico o religioso. Non si era considerati padroni del proprio corpo. Era considerato normale che l'Inquisizione ti torturasse perché il corpo non era tuo. Per sfuggire alle persecuzioni, i nuovi pensatori cercano luoghi sicuri dove incontrarsi. Le gilde dei framassoni, dove si praticano i valori della democrazia, sembrano abbracciare gli ideali sostenuti dall'illuminismo. L'arrivo dei nuovi fratelli dà ai massoni una nuova rispettabilità. Le prime logge massoniche anticipano di qualche decennio i caffè rivoluzionari del XVIII secolo. In questi luoghi si parlava di valori come tolleranza, fratellanza, uguaglianza. Idee del tutto nuove per quel periodo. Negli anni i gentiluomini rimpiazzano gli artigiani, finché nel gennaio del 1717, in un pub di Londra, Jean de Saillet, amico di Newton, fonda la Gran Loggia Unita d'Inghilterra, dove il termine loggia ricorda il luogo in cui gli artigiani medievali mangiavano nelle pause di lavoro. La nuova società fa della libertà religiosa la sua prima regola. Un'idea radicale per quei tempi. I massoni eleggono i loro capi in modo democratico, un principio che avrà effetti travolgenti. Si abbellisce la leggenda di Hiram Abiff, il libero costruttore, e viene creato un complicato linguaggio di simboli con l'obiettivo di fortificare il carattere e di migliorare la società. Ci sono tanti simboli massonici che è difficile scegliere il più importante. La squadra mi invita ad essere un uomo quadrato e razionale. Il compasso mi ricorda di circoscrivere le passioni. La G sta per geometria, il fulcro della vita artigiana, o per God, Dio, il fulcro della vita massonica. La lettera G si riferisce all'essere supremo, il grande architetto dell'universo. Utilizziamo questa lettera per enfatizzare la libertà religiosa, perché si può definire l'essere supremo come si vuole. La Chiesa Cattolica condanna la massoneria fin dai suoi primi attimi di vita. Nel 1738 Papa Clemente XII emette la prima di una lunghissima serie di bolle papali dirette a condannare la massoneria. Le società segrete chiamate massonerie sono depravate e pervertite. Rappresentano un grande pericolo per l'anima del fedele. Quindi noi comandiamo che nessun cattolico osi sottoscrivere, sostenere o diffondere il credo di queste massonerie, sotto pena di scomunica. La Chiesa tentò tutto ciò che era in suo potere per fermare questa forza politica, una forza che oggi non possiamo immaginare. Si diffuse con una velocità incredibile perché rappresentava un nuovo modo di vedere il mondo. Erano le idee del futuro. Presto, il vecchio ordine è spazzato via dalle rivoluzioni democratiche. E in tutte entra in gioco la massoneria. Benjamin Franklin rappresentò il fulcro diplomatico della rivoluzione americana. Faceva parte di una loggia massonica francese, la Loggia delle Nove Sorelle. Non a caso Franklin introdusse Voltaire, la più importante figura dell'illuminismo francese, a una riunione speciale della sua loggia. Pensate, due degli esponenti di punta dell'illuminismo che si incontrano in una loggia massonica. La storia corrente della massoneria lega la società segreta agli artigiani scalpellini medievali.
Ma una radicata tradizione sostiene, invece, che le vere radici della massoneria siano antiche di 3.000 anni e si ricolleghino poi alle leggendarie gesta dei Cavalieri delle Crociate, i Cavalieri Templari. La mia idea è che i rituali eseguiti oggi nelle logge massoniche derivino da quelli dei Cavalieri Templari e che i Templari li abbiano ereditati da sacerdoti ebrei del tempo di Cristo. Come i massoni, il mistero dei Cavalieri Templari è stato fonte di fascinazione per secoli. In veste di speciali soldati di Cristo agli ordini del Papa, i Templari uccidono migliaia di infedeli, soprattutto musulmani, durante le crociate, e accumulano grandi ricchezze e potere nell'Europa del Medioevo. Ma la loro storia comincia con un gruppo di 9 francesi che partono per la Terra Santa nel 1118 con lo scopo di proteggere i pellegrini cristiani. Arrivati a Gerusalemme, si stabiliscono nella moschea di Al-Aqsa, edificata su un sito molto particolare per la massoneria. Al-Aqsa è stata costruita direttamente sulle rovine dei grandi templi ebraici del passato, incluso, secondo la tradizione, uno dei simboli più cari a tutti i massoni, il Tempio di Salomone. Durante il Medioevo si sapeva che i Templari tenevano i cavalli nella zona sud-orientale della moschea, in un'area denominata Stalle di Salomone. Furono proprio loro a ripulire e sistemare questa zona e non fu un lavoro da poco. Fin qui tutti gli storici sono d'accordo. Ma già a partire dal Medioevo, dicerie e leggende sostengono che i Templari abbiano scelto di scavare le stalle per cercare un tesoro sepolto. L'oro di Salomone, il bottino del primo sacco di Roma, il Sacro Graal e forse i segreti perduti dell'oscura setta ebraica degli Esseni. Antichi sacerdoti i cui rituali avrebbero rivelato il segreto per comunicare direttamente con Dio, come aveva fatto Salomone. Per lo scrittore e massone Christopher Knight, il vero tesoro sono i documenti degli Esseni, gli stessi autori dei rotoli del Mar Morto. I Templari vivevano di carità, non avevano rendite. Per 9 anni scavarono notte e giorno finché non trovarono i documenti e altri tesori. Divennero ricchissimi nel giro di pochi mesi. Cacciatori di tesori o meno, i Templari tornano in Europa nel 1127 e subito raccolgono il favore della Chiesa. Il loro gruppo aumenta di numero fino ad arrivare a 1200 cavalieri e più di 20.000 seguaci. Diversificano i servizi, inventando le prime forme di credito bancario, spedizione postale e assicurazione. In pochi anni diventano una potente forza internazionale. I Templari crearono la prima banca internazionale e la prima azienda multinazionale. Stranamente, i cavalieri stabiliscono di incontrarsi solo di notte. Come nei consigli direttivi di oggi, i non addetti non erano ammessi. Così la gente iniziò a porsi delle domande. Nel giro di pochi anni si sparse la voce che i Templari eseguissero strani riti, molto probabilmente non cristiani. Secondo Knight, i Templari hanno appreso questi rituali dai documenti ritrovati al di sotto del tempio. Si tratterebbe di riti necessari alla rinascita di un culto antichissimo, che avrebbe creato tra i cavalieri un legame indissolubile e segreto. Un legame che avrebbero presto condiviso con i liberi scalpellini. I Templari intraprendono infatti una vasta campagna edilizia, impiegando liberi artigiani per costruire grandi cattedrali come Chartres, Notre Dame e molte altre nel resto dell'Europa. I Templari dovettero impiegare questi scalpellini facendone forse una sorta di Templari minori. Condivisero con loro i rituali e li legarono al voto del segreto. Knight pensa che i riti dei Templari sopravvivono in quelli dei massoni di oggi, ma che il vero significato si sia perso.
C'è una buona ragione per cui la massoneria ha creato quest'aura di segretezza. Si tratta dei rituali. Nessuno sa perché vengano effettuati. Se parli con un amico e gli dici: sono stato a una cerimonia, avevo una gamba dei pantaloni tirata su, il petto nudo, ero bendato, avevo una corda intorno al collo e un coltello puntato al cuore, lui ti chiederebbe il perché di queste stranezze, ma tu non sapresti rispondergli, non sarebbe una bella figura. Da qui il segreto. I Templari non resisteranno a lungo nell'Europa medievale. Nel 1307, il re di Francia, complottando per appropriarsi della loro fortuna, organizza una complessa operazione per annientarli in un solo giorno. Tutto si svolse all'alba. I soldati bussarono alle porte. E la strage ebbe inizio. Fu un terremoto. Un'onda d'urto che si propagò per tutta l'Europa. È come se ogni singolo direttore generale di ogni multinazionale di oggi venisse arrestato alla stessa ora. Tutto accadde venerdì 13 ottobre 1307. C'è chi dice che è in questa occasione che ha avuto inizio la superstizione legata al venerdì 13. Questo ordine mi ha provocato rabbia e dolore a causa della malignità dei suoi figli caduti nel peccato. Papa Clemente V, alleato del re, condanna i Cavalieri Templari. Furono accusati di essere blasfemi, eretici, di aver sputato sulla croce. Si disse che erano colpevoli di aver venerato un gatto, o una testa mozzata, o perfino Baphomet. L'esatto significato dell'idolo chiamato Baphomet rimane un mistero. La parola potrebbe riferirsi a Maometto o derivare dalle parole greche Baphe e Metis, il battesimo della saggezza. Nel corso dei secoli, il Baphomet è diventato un protagonista dei riti satanici e occulti. L'accusa più grave fu la negazione della divinità di Cristo e del potere della croce. Non confutarono mai questa accusa e furono torturati in modo orribile. Nel 1312, dopo 5 anni di processi e violente esecuzioni, il Papa scioglie l'ordine dei Templari per decreto. I Cavalieri quindi scompaiono. Ma per quanto? Non tutti i Templari furono colpiti, proprio perché erano diverse migliaia. Si diedero alla macchia in tutta Europa, vissero in incognito, creando altre società segrete e cercando di tenere in vita alcune delle loro tradizioni. Si dice che alcuni si infiltrarono nella Gilda degli Artigiani per avere libertà di movimento. Secondo Christopher Knight, i Templari portano tutti i loro segreti, compresi i papiri sacri, nella cappella di Roslin, in Scozia. Il rituale massonico descrive come il re Salomone incontrasse i sacerdoti in una stanza sotterranea al centro del tempio. A Roslin questa stanza c'è ed è uguale a quella descritta dal rituale. Non è una coincidenza. La misteriosa cappella di Roslin, appena fuori Edimburgo, è al centro di una controversa teoria. Una teoria che vede i massoni come i diretti discendenti dei Cavalieri Templari medievali e di un'antica setta religiosa. Roslin è fondamentale, la chiave per capire i rituali massonici. Queste cerimonie, almeno le più importanti di esse, e Roslin, sono due facce della stessa medaglia. Una apre le porte per l'altra. Roslin è completamente rivestita di sculture e decorazioni. L'immaginario evocato è così ricco e così oscuro che l'esatto scopo di questa chiesa è da sempre oggetto di discussioni. La cappella è un progetto personale di William de Saint Clair,
un nobile del XV secolo, protettore ufficiale della locale Gilda degli Artigiani Scalpellini. E, secondo l'iscrizione aggiunta alla sua tomba, molti anni dopo la sua morte, un cavaliere templare. Un fatto molto discusso. Non abbiamo alcuna prova documentale che William de St. Clair sia mai stato un templare. L'ordine fu soppresso nel 1312, ma il cantiere di Roslyn fu aperto solo nel 1446, più di un secolo dopo. Sono stati i templari a costruire Roslyn? La risposta è no. Però i templari hanno posseduto un castello vicino a Roslyn e sono probabilmente sopravvissuti alle persecuzioni. In cerca di indizi della loro presenza, migliaia di turisti visitano Roslyn ogni anno, anche per la fama che il luogo ha raggiunto dopo il grande successo di Il Codice da Vinci. Le guide sono più che disposte a solleticare la curiosità degli appassionati. Uno dei simboli più curiosi è qui dietro di me, sulla finestra. È un'immagine di un cavaliere templare a cavallo con una persona dietro di sé. È molto indicativo in quanto i templari portavano spesso passeggeri a cavallo. Era un'usanza quasi da Boy Scout. Avevano sempre qualcosa da proteggere. Lancia in resta e croce sulla schiena, non ci sono molti dubbi. Christopher Knight sostiene che l'intera cappella vuole essere una ricostruzione del Tempio di Salomone. Un segnale per comunicare a tutti i templari sopravvissuti in giro per l'Europa che il culto sarebbe risorto. Knight è sicuro, ad esempio, che il muro occidentale non finito sia una copia del muro del pianto di Gerusalemme. Più in generale, tutta la struttura sarebbe la copia esatta del monumento che ha sostituito il Tempio di Salomone, il Tempio di Erode. La cappella di Roslyn è una copia in scala 1 a 3 del Tempio di Erode. Se si sovrappongono le fondamenta della chiesa con quelle dell'antico Tempio di Gerusalemme, sono assolutamente identiche. Una copia esatta. La connessione tra i massoni e Roslyn inizia proprio dal Tempio di Salomone, luogo dove si svolge la leggenda di Hiram Abiff, il capomastro ucciso dai suoi gelosi apprendisti. A Roslyn, un mito assai simile ruota attorno alla spettacolare colonna dell'apprendista. William de St. Clair era stato a Roma, dove aveva visto una colonna così bella e raffinata da volerne una copia nella sua chiesa. Così andò dal suo capomastro e disse: «Ho visto una colonna e vorrei che tu la ricostruissi». Il capomastro rispose che avrebbe potuto soddisfare la richiesta solo andando a Roma per vedere l'originale. In quei giorni uno degli apprendisti ebbe un sogno, durante il quale gli veniva spiegato come costruire la colonna e predetto che sarebbe stato lui a realizzarla. St. Clair, temendo che il capomastro non sarebbe tornato da Roma, autorizzò l'apprendista a iniziare l'opera e questo è ciò che egli creò. Però il capomastro fece ritorno e vide la colonna. Accecato dall'invidia, aggredì l'apprendista e lo uccise, colpendolo con una mazza. L'apprendista muore nello stesso modo di Hiram Abiff. Tutti gli altri apprendisti si gettarono sul capomastro e lo uccisero. Poi decisero che questa storia non sarebbe stata dimenticata e decorarono l'interno della cappella con immagini che la riguardavano. Quello è proprio il ritratto dell'apprendista. Come vedete, ha una grossa ferita sopra il sopracciglio destro, nel punto in cui fu colpito a morte. Esattamente di fronte a lui, con i lineamenti cancellati dal tempo, c'è il capomastro. Ironicamente, il capomastro è costretto a guardare la colonna, che è laggiù. Ci sono altre decorazioni che richiamano la massoneria. La strana postura di queste figure è identica a quelle che un candidato assume durante un rito massonico di iniziazione. E non è tutto. L'esempio forse più importante è una piccola scultura alta così, che mostra una persona che viene iniziata, potremmo dire, alla massoneria.
Naturalmente la statua è molto più antica. Il candidato ha anche un cappio intorno al collo, come nel rito per l'accesso al primo grado della massoneria. Dietro di lui c'è una figura, forse un templare, vista la croce sul petto e la lunga barba. I punti di convergenza tra questa decorazione e la cerimonia sono così tanti che è praticamente impossibile che le due cose non siano legate in qualche modo. Ma le teorie più accreditate bocciano questa tesi. Esse sostengono che Roslin sia un'amalgama di leggende popolari cristiane, celtiche e di altre origini. È il tentativo di William de St. Clair di preservare un'eredità culturale in pericolo. Sir William comprese che molte credenze popolari, molte leggende e molte figure mitiche, già cadute sotto la furia dell'Inquisizione, sarebbero state cancellate dalla cultura ufficiale e sarebbero scomparse per sempre. Roslin è una sorta di grande libro di pietre. Questi rilievi sono forse il più grande mistero di Roslin. Sono stati identificati come una rappresentazione del mais, una pianta originaria del Nuovo Mondo, ma ritratta 50 anni prima che Colombo la scoprisse. Una leggenda vecchia di 500 anni racconta che il nonno di St. Clair, Sir Henry, fu un templare e guidò una spedizione nelle Americhe dalla quale portò il mais, una scoperta che il nipote celebrò con queste sculture. Abbiamo chiesto a un botanico universitario la sua opinione e in principio non era molto convinto. Ma poi ha cambiato idea quando ha visto un'altra pianta ritratta all'interno della cappella e ha detto: se è stata ritratta anche questa, allora non ho più dubbi, nemmeno sul mais, perché entrambe esistevano solo in America. La seconda pianta è il Silphium lacinatum. Le prove della presenza dei templari in America sono decisamente dubbie. E la maggior parte degli studiosi le considera irrilevanti. Personalmente credo che sia una teoria romantica e affascinante, ma del tutto priva di basi reali. Una bellissima leggenda che potrei paragonare alla mitologia greca. Una bella storia raccontata bene, ma decisamente inverosimile. Ma l'idea che i massoni americani discendano dai templari americani ai suoi sostenitori. Credo sia ragionevole affermare che gli Stati Uniti d'America rappresentino il trionfo della massoneria, la vittoria degli ideali di qualità e libertà di pensiero che erano propri degli antichi saggi e semi. I templari potrebbero aver utilizzato gli ideali massonici per creare questa nuova utopia in cui tutti gli uomini sono liberi. Massoni come Benjamin Franklin, George Washington, Paul Revere e altri giocheranno tutti un ruolo cruciale nella rivoluzione americana. Al punto che si diffonderà il sospetto che anche l'America sia un segreto progetto massonico.